Credo che la differenza nella vita la fanno i fatti e noi oggi qui a Borgata Costiera pensiamo di averne fatto tanti. Ringrazio chi ha permesso di realizzare tutto ciò. Di solito la festa del pane è servita a rievocare la storia, grazie a tutte quelle persone che ci hanno coadiuvato come il professor Di Maria, la professoressa Morello, Eliana Ingenito, ma invece grazie alla festa del pane e della pasta noi stiamo scrivendo un importante pezzo di storia di questa borgata. La dimensione del tempo è qui. E in tanti magari non ci credevano, ma con l'impegno, con la tenacia e con la grande voglia di fare, il grande amore che abbiamo messo in questa città, è stata realizzata grazie all'architetto Gerry Bianco questa importante scultura. Questa importante scultura è stata donata dall'Unione Nazionale Carabinieri, dal consigliere Foggia, da Gerry Bianco e da tutte le aziende che hanno sponsorizzato tutti i materiali. Questo significa che c'è veramente voglia di fare, si ama la città e questa scultura è l'esempio, è la sintesi. Quando si vuole le cose si fanno con il cuore. C'è stato tanto impegno, c'è stato tanto amore, c'è stata tanta voglia di fare, di realizzare. Spesso si dice che noi ci dimentichiamo delle periferie, questo è l'esempio che Borgata Costiera è al centro dell'attenzione di questa amministrazione e di una sana politica. Infatti in questi anni Borgata Costiera è stata trasformata, abbiamo recuperato gli scorci grazie al sindaco Nicola Cristaldi, come la via dei lavatoi, come la via Cervinia, dove sono state realizzate opere di arredo urbano. Questa scultura è la ciliegina sulla torta, questa scultura si chiama la dimensione del tempo, che in tanti non ci credevano, ma noi con il nostro impegno e con la nostra testardaggine ci siamo riusciti. Dico che l'arte è l'anima della nostra cultura, io credo molto nell'arte, mi piace rievocare la storia, ma mi piace anche scrivere la storia e noi con tutto il nostro entourage, col professor Di Maria, con la professoressa Rossana Morello, con Eliana Ingenito, con l'UNAC, con il Gerry Bianco, in questi anni abbiamo rievocato e abbiamo scritto nuove pagine di storia. Naturalmente questa importante scultura verrà inaugurata 4 agosto, il giorno inaugurale della festa del pane, e poi naturalmente la cittadinanza è invitata a partecipare, sarà fatto di sicuramente una cerimonia per come si deve e poi naturalmente andiamo a coronare quest'anno il sogno, che è quello di portare quanta più gente possibile a Borgata Costiera per l'attesissima manifestazione della festa del pane e della pasta 2018. C'è stato un grande impegno, devo ringraziare tutte le attività che stanno coadiuvando questa importante manifestazione. Ormai questo evento è una realtà per la nostra città ed è una realtà non solo per la città ma anche per la provincia. Ci stiamo impegnando, ci stiamo mettendo l'anima e dico che Borgata Costiera deve essere orgogliosa di quello che stiamo facendo. Io sono orgoglioso e fiero, alla fine contano i fatti e di fatti in questi anni ne stiamo facendo tanti e dico semplicemente a chi ci deve criticare che alla fine ci criticate perché noi le cose le facciamo, a chi non fa dico semplicemente che non potete mai essere criticati e questo secondo me è l'esempio di una grande azione sinergica insieme all'amministrazione comunale, che ringrazio per averci donato questa importante aiuola, che non verrà sicuramente verranno fatti altri lavori perché sarà pronta proprio per il 4 agosto per l'inaugurazione, sarà vestita in festa. Vivere un sogno e realizzarlo è una conquista per tutti noi, è una conquista per l'artista, ma una conquista è un sogno che da 9 anni inseguo, 8-9 anni, finalmente siamo riusciti a mettere in opera questa grande scultura, questa grande emozione. È un'emozione che racconta tutta la passione che un artista può mettere in arte. Oggi è come se avessi che mia moglie avesse partorito e quindi un bambino che mi è venuto alla luce. Finalmente ho messo alla luce questa grande opera. Vi invito anche a percorrerla, perché lo spazio si percorre, l'arte si percorre, si vive, è tutta qualcosa che deve rappresentare davvero l'emozione e la carica, l'impeto che ognuno dentro di noi ha. Tutto passa fugace, soltanto l'arte resta a testimoniare un vissuto e come in un racconto narrato ti fa rivivere l'emozione e la storia di un tempo. Già dopo questo attimo, questa storia, abbiamo raccontato un pezzo della nostra storia che sarà lasciata ai posteri. Vogliamo girare dietro? Il titolo dell'opera, la dimensione del tempo. L'arte attraverso il valore delle cose, il valore della fatica, attraverso i segni del passato e la storia di una borgata. 2018, Gerry Bianco.
la dedica alle mie donne, alle donne della mia vita, Patrizia, mia moglie, Noemi, Irene e Vita, mia madre. Ringrazio loro per avermi supportato e hanno avuto parecchia pazienza. Io sono riuscito grazie, diciamo, a Foggia che mi ha capito. Ora dico, lui mi ha capito, io l'ho capito e insieme, in sinergia, siamo riusciti a portare avanti questa grandissima opera. È un'opera che racconta bellezza, armonia, migliora questo luogo, questo spazio che prima era abbandonato. Abbiamo dato una qualità, abbiamo dato un uso diverso, parlerà, darà emozione, farà vivere a tante persone questa grande avventura. È una grandissima avventura, ricorderò sempre con grande emozione. Stamattina alle 5 già ero già in piedi, è come se dovevo andare a fare esame. Mi ha ricordato i tempi della mia università, quando sostenevo la tesi di laurea, quando facevo, e i miei sogni erano questi: vivere delle grandi cose, delle grandi opere, poter esprimersi. E Francesco mi ha dato la possibilità di esprimersi. Allora ringrazio io pubblicamente Francesco di questa cosa, ringrazio tutti gli sponsor e ringrazio in maniera particolare Baldo Giacalone, che all'interno della sua struttura abbiamo potuto realizzare questa cosa, perché prima l'ho fatta a casa mia, tutta la parte strutturale, poi il resto l'abbiamo montato e assemblato, perché a casa mia non potevamo portare le gru, quindi l'abbiamo assemblato. Tutto questo vivrà, spero, nei secoli, racconterà questa storia. Un grazie particolare lo voglio dedicare a mia moglie e ai miei figli, perché hanno sofferto, sono privati un po' ho privato un po' del mio tempo, ho privato tantissimo del mio tempo, e dico è a loro che dedico anche quest'opera, alle mie donne che sono mia moglie, mia figlia Noemi, Irene e la mia mamma, che è stata quella che mi ha messo alla luce e mi ha dato la possibilità di poter esprimere. Poi un grazie particolare lo diciamo a Dio, perché il nostro architetto, il principale architetto è lui, non sono io. Noi siamo delle pedine in mani sue e possiamo realizzare grandi cose seguendo sempre quello spirito e quella guida, che è una guida unica nel mondo. Allora, la Fratelli Monaco è stata coinvolta a fare questa bellissima opera, ci siamo messi a disposizione sperando di aver fatto la cosa migliore. Sicuramente se sapevo che venivo intervistato stamattina andavo a farmi i capelli dal parrucchiere. Bisognavamo stare un po' attenti, perché giustamente è un'opera e le opere vanno alzate in una certa maniera. Grazie all'architetto, ci siamo messi tutti a disposizione, penso aver fatto la cosa giusta per la città, per Borgata Costiera, per Mazzara e per tutti.